Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere la mia spesa da Basco, ma detto tra noi è solo una scusa per fare un video e stare 10 minuti in vostra compagnia. Ma a parte le premesse, parto subito con i prodotti che devono stare in frigo, che in realtà non sono tantissimi. Partiamo subito da uno yogurt bianco, che è un classico yogurt intero bianco della marca Primia Linea Viviverde Bio. Quando compro lo yogurt bianco di questo genere, di solito io lo aromatizzo, quindi magari aggiungo della frutta fresca, delle mandorle, dei cereali, della cannella, insomma dipende dal momento, però è molto difficile che io lo mangi così com'è. Di solito se lo compro bianco è perché ho intenzione di aggiungere io qualche cosa. Stesso discorso per il kefir. Questo è il classico kefir bianco cremoso della marca Milk, che è quello che mi piace di più. In questo caso, di solito, a parte qualche rara volta, aggiungo sempre la cannella perché mi piace molto l'abbinamento kefir bianco e cannella. E per finire con la sezione yogurt, vi faccio vedere anche questo, che è quello classico di Premia aromatizzato al caffè, quindi in questo caso è già pronto così. L'ho preso perché ha una scadenza lunghissima, scade addirittura fra un mese e mezzo, quindi ho pensato di prenderlo, lo terrò nel frigo e magari lo mangio anche un po' più avanti. Poi vado avanti con un prodotto che io adoro, ossia la zucca. Questa è quella già tagliata a cubetti, è molto più pratica. La voglio utilizzare in particolare per fare la farinata di zucca, che è la ricetta che faceva mia nonna. È una specie di torta salata di zucca, ma un po' particolare. Comunque avevo fatto un video sul canale, quindi se vi dovesse interessare, magari ve lo lascio o in info box o nelle schede. E poi, a proposito di verdura di colore arancione, ho preso anche le carote. Questa è una tipologia di verdura che a me piace tantissimo, cucinata in tutti i modi, ma devo dire che io spesso le mangio anche crude, quindi anche così come sono, magari prendo una carota e la mangio come se fosse uno snack, sicuramente uno snack molto sano e leggero, però a me dà un sacco di soddisfazione, mi piacciono molto, quindi in casa mia non mancano mai. E poi, tanto per contraddire quello che ho appena detto mentre vi parlavo di uno snack sano, ho preso anche i gelati, che sono decisamente meno sani, però sono buonissimi, quindi una volta ogni tanto ci sta. Ho preso questi della marca San Montana, linea 5 stelle, croccantino, quel cono alla mandorla, veramente buonissimo. È una mandorla caramellata, veramente sfiziosissimo e gustosissimo. Poi ho acquistato due confezioni di questa bistecca di merluzzo con olio d'oliva e rucola della marca Frosta. È una bistecca grigliata, io la cuocio in forno, poi non vi so dire se si può fare anche in altri modi, però messa in forno con un contorno di verdura. È un pasto molto leggero ma gustoso. Io cucino spesso il pesce, ultimamente ho scoperto questa marca che è Frosta, che mi sta dando un sacco di soddisfazioni perché ha un sacco di tipologie di pesce cucinate in modo diverso ed è veramente buonissima. Quindi io questa quando la vedo di solito la compro. Poi ho acquistato una confezione di pesche nettarine gialle, queste sono molto buone, e anche una confezione da 2 kg di mele gialle. A me una volta piacevano molto di più le mele rosse, ultimamente devono essermi cambiati i gusti perché mi piacciono di più le mele gialle o verdi, non so come mai. Non mi erano mai piaciute granché in passato, però adesso invece è un periodo che mi va così e quindi io assecondo anche queste cose. Poi ho acquistato di marca Primia, linea Vivi Verde Bio, questo pane bauletto, si chiama proprio così, pane bauletto al farro. Anche questo è molto buono, ma in realtà l'ho acquistato per mia mamma. Invece per me ho preso questa tipologia, che è pane al grano duro, morbido, a fette, con olio extravergine di oliva al 100%. Questo è della marca Primia, ma non è biologico a differenza dell'altro. Comunque sono buoni entrambi. Poi ho acquistato 2 litri di latte scremato di marca Primia. Mi trovo molto bene, anzi, in realtà io non lo bevo il latte, non mi è mai piaciuto, neanche quando ero bambina lo bevevo. Diciamo che la persona che lo beve si trova molto bene con questa tipologia.
Poi vado avanti con un pacco di farina di farro, questa è farina bianca. Io avrei preferito trovare la farina di farro integrale, ma non l'ho trovata e quindi ho preso questa. Poi ho acquistato una confezione di sale marino grosso, questo è sale marino iodato della marca Primia. Poi ho acquistato un pacco di polenta istantanea di marca Primia, questa è precotta al vapore, mais italiano al 100%, pronta in 2 minuti. In realtà io la utilizzo per fare la farinata di zucca perché la ricetta di mia nonna prevedeva anche un cucchiaio di polenta insieme alla zucca, all'olio d'oliva, al parmigiano, insomma ad altre tipologie di ingrediente. Ma devo dire che a me la polenta è sempre piaciuta tantissimo, anche cucinata proprio in modo classico. Quindi sicuramente quando cominceremo ad entrare nel pieno dell'autunno e dell'inverno, io mi farò anche la polenta cucinata in modo classico. Per il momento l'ho presa per fare la farinata di zucca. Poi ho acquistato anche una confezione di pasta brisée già pronta di marca Primia. Io sono sicura che mia nonna in questo momento si starà rivoltando nella tomba, anzi probabilmente tutte e due le mie nonne si staranno rivoltando nella tomba perché loro non avrebbero mai usato questo prodotto, avrebbero fatto la pasta sfoglia fresca fatta in casa. Io in realtà sono capace a farla e l'ho già fatta tante volte, però per questa particolare occasione, siccome la devo cucinare un po' velocemente perché mi serve già questa sera, ho optato per questa tipologia di pasta brisée già pronta. Però sappiate che la ricetta originale prevede che venga fatta in casa. E poi, come ultimo prodotto, un cestello d'acqua naturale di marca Primia, che ovviamente metto giù immediatamente perché pesa tantissimo. Io non la bevo quasi mai l'acqua naturale in bottiglia perché sono abituata a bere l'acqua del rubinetto. In casa mia è buonissima, si può bere tranquillamente senza nessun problema e quindi mi trovo molto meglio a bere l'acqua del rubinetto piuttosto che avere la schiavitù di comprare in continuazione bottiglie d'acqua naturale. Inoltre, bevendo l'acqua del rubinetto c'è un grandissimo risparmio di plastica. Ma in questo caso l'ho dovuta prendere così perché andremo via qualche giorno, ci ritroveremo in un residence, quando sono fuori casa invece preferisco bere questo tipo di acqua. Questo era l'ultimo prodotto, io spero di avervi tenuto soprattutto compagnia, ma magari vi ho dato anche qualche spunto per la vostra spesa. Come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.